Librerie di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081-1933-8714. Buonasera amici telespettatori, ben ritrovati a questo quinto nuovo appuntamento con Punti di Vista, trasmissione realizzata in collaborazione con Ager Production e la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami. Primavera inoltrata, questo bel sole e questo bel caldo non potevano non accompagnarci questa sera lungo il cammino, perché parleremo delle emozioni, delle sensazioni, di tutta la bellezza e la meraviglia legate al nome arte. Lo faremo dal punto di vista comunicativo, analizzeremo il termine arte dal punto di vista comunicativo e lo faremo soprattutto analizzandolo attraverso la pittura, la danza e la musica. Grazie ai nostri ospiti, che ringrazio per aver accettato il nostro invito qui questa sera, il Paolo Rescigno, musicista arrangiatore. Buonasera. Buonasera. Marisa Portolano, cantante mezzo soprano. Salve, buonasera. Barbara Carvosca, pittrice. E Renato Cinquegrana, ballerino di danza moderna, formatosi presso la prestigiosa Università delle Arti di Zurigo. Buonasera a tutti.
Buonasera ai nostri ospiti di nuovo. A voi da casa ricordo che potete sempre intervenire durante la diretta utilizzando il numero che troverete sempre in sovraimpressione, lo 081 287 955, o tramite la diretta Facebook che troverete come sempre sul mio profilo, sul profilo di Sergio e anche dei nostri ospiti, tramite Twitch, quindi potete lasciare i vostri commenti, domande o dubbi. Detto questo, grazie ancora per averci scelto e la parola passa a Sergio. Bravissima come sempre, buonasera a tutti, ben ritrovati, benvenuti e, come dire, dateci la gioia di capire qual è il percorso artistico che vi ha portati poi a raggiungere gli obiettivi che fino ad oggi avete consolidato. Partiamo dal maestro Rescigno, musicista arrangiatore, ma lei ha studiato addirittura Università del Middlesex, se ho capito male. Sì, perché il mio percorso nasce prima come musicista, come pianista. Io ero uno dei tanti bambini che cominciano a studiare pianoforte a 8-9 anni e la mia famiglia non è famiglia di musicisti, quindi ho cominciato con insegnante privata e poi mi sono trovato nel corso degli anni a fare gli esami da privatista al conservatorio, dove mi sono diplomato dopo pochi anni. E parallelamente è nata la passione per la tecnologia e io, che avevo una strada già tracciata, quella della medicina, invece ho cambiato facoltà e mi sono iscritto poi a ingegneria elettronica, perché nacque l'idea dello studio di registrazione e quindi il fatto di creare una società e di acquistare dei macchinari professionali importanti ci ha fatto creare uno degli studi che ancora oggi, dopo 40 anni dalla sua nascita, è uno dei primi studi di Napoli, nel quale sono passati praticamente tutti gli artisti, dai fratelli Bennato. Di quelli buoni non ce ne stanno tanti, io ho fatto un po' di ricerca, c'è molta improvvisazione in questo settore. Sì, oggi soprattutto dopo... Trovare uno studio qualificato è molto complesso. Certo, anche perché oggi c'è l'avvento dei computer, allora il computer, a differenza di quando noi impiantammo lo studio 40 anni fa, c'era o lo studio professionale oppure non c'era altro, si registrava in casa con i registratori a cassette. E invece poi successivamente l'avvento dei computer ha messo nelle mani di tutti degli strumenti per registrare discreti e quindi oggi basta avere una sala pro. Sapere smanettare, diciamo. Sì, esatto, sapere smanettare un po', ma è comprare un microfono, un computer e dire io c'ho lo studio, faccio lo studio. Ma lo studio per fortuna è ben altra cosa, perché comprende non solo dei locali adatti, trattati acusticamente eccetera, ma poi anche delle apparecchiature di ben altro livello, perché lei pensi che, anzi ti do del tuo ovviamente Sergio, pensa che oggi con un microfono di quelli professionali costa diverse migliaia di euro, quindi molto di più di quanto costa un buon computer. Esatto, e hanno una qualità superiore ed è quello che fa la differenza poi tra le registrazioni amatoriali e quelle professionali. E come dicevo, ricollegandomi al discorso del mio percorso artistico, il mio essere musicista e poi di aver lavorato nei primi anni di professionismo con il maestro De Simone, con altre situazioni teatrali o professionali, ha fatto nascere questa passione anche per la tecnologia e per la registrazione. Impiantata la società, noi mettemmo su questa piccola impresa che poi è cresciuta e comprammo delle apparecchiature importanti. E su queste noi basammo tutto il nostro lavoro, facemmo fare tutti i lavori di cablaggio e di messa degli impianti da uno dei migliori tecnici che aveva costruito gli studi più importanti anche a Roma, della Forum, dove andava Morricone o altri. E quindi io avevo una necessità di approfondire questo aspetto tecnico, perché ero musicista ma mi approcciavo mi approcciavo come neofita a questo nuovo lavoro, che all'epoca si imparava da chi l'aveva già fatto prima di noi. Noi andavamo a imparare il nostro lavoro negli altri studi e guardavamo gli altri tecnici lavorare, così come ho fatto poi quando sono andato all'università in Inghilterra del Middlesex. Noi andavamo negli studi e guardavamo
lavorare. Io ho avuto la fortuna di lavorare con Nag Bagdam, che era stato il fonico di Phil Collins, che è l'autore di quelle sonorità eccezionali che ancora oggi noi sentiamo nei dischi più importanti che venivano fatti in Inghilterra. E quindi, tornato qui, avevo questo bagaglio e questa cosa, completai i miei studi di ingegneria e quindi cominciai ad approcciarmi alla tecnologia e capire il funzionamento di quelle grandi console, di quei grandi mixer che poi fanno il suono. E il mio intento nel corso di questi ormai 40 anni di attività è stato sempre quello di piegare la tecnologia, adesso l'informatica, perché siamo diventati informatici, al servizio dell'arte e al servizio della qualità. Poi la facciamo, ci ritorniamo, sai perché? Perché ci voglio ritornare, c'è la tecnologia, ci sta tutto quello che vogliamo come criterio proprio di struttura musicale, però la struttura musicale più bella è la voce umana, che deve coniugarsi perfettamente, deve essere sincronizzata. Certo. Con i suoni. E parlando di voce umana, la bellissima voce, fatemelo dire, io ho sentito gli ultimi pezzi di Marisa e francamente grazie. Sono rimasto, no, ma non sono complimenti perché non ne faccio in linea generale, però Napoli-Buenos Aires è da ascoltare, io veramente lo consiglio a tutti quanti, c'è anche un pizzico di misticismo, no? In questo tango, ma veramente molto bello. Poi Mosaico e poi c'è l'ultimo, però sì. L'ultimo non scopriamo tutto. Non scopriamo subito tutte le carte. Come nasci musicalmente? Cosa ti spinge? Allora, nasco musicalmente con un percorso artistico, un percorso di studi classico, quindi voce classica, voce impostata, voce da soprano, quindi percorso di studi inerente a questo tipo di vocalità, per cui studi di arie d'opera, operetta, madrigali, tutto quello che è il bagaglio di una che persona che ha... sentendo così, sembra quelle musiche che sai, conosci, Madonna, io mi... Ragazzi, voi dovete sentirla, perché veramente, detto così, sì. Dici, no, ma io l'opera mi scusa... Andate a sentire le canzoni di Marisa Bortolano. Grazie. Sì, si può tranquillamente andare su YouTube, sul mio canale, ci sono spiegati vari video che abbiamo fatto nell'arco di tutti questi anni, che sono un excursus di tutto quello che è stato il mio percorso artistico, perché nasco, come ho spiegato precedentemente, con questa impostazione classica e lirica. Poi successivamente, a un certo punto, poiché amo tantissimo il Novecento, ho pensato di buttarmi nel discorso appunto del Novecento, di esplorare il secolo scorso dove la musica appunto l'ha fatta da padrona, partendo dal cabaret, quello tedesco, Kurt Weill, per affrontare il musical, poi il tango, anche. Sì, assolutamente. Soprattutto progetto che condividete, quello sì, sulla musica del progetto Novecento. Che condividiamo assolutamente da tantissimo tempo, da quando ci siamo conosciuti, perché insomma. Giusto, noi diciamo agli spettatori che ci stanno seguendo, noi siamo marito e moglie, quindi il nostro è stato, come dire, un connubio che si è creato nell'arco degli anni. Lui mi ha dato una serie, come dire, di dritte, di informazioni su cui lavorare e poi io ho fatto le mie scelte e poi ci siamo uniti. Io vi ho spiati anche mentre costruivate dei pezzi, ve lo voglio dire. Purtroppo non li posso mandare grazie. In onda, però vi ho visti mentre parlavate proprio, è veramente tra l'altro un bellissimo rapporto anche di coppia, il che non è sempre facile quando si è nel mondo dello spettacolo. No, assolutamente, però devo dire che diciamo, ecco, insomma, no, ha sì, precisato sì, è vero. In nessun mondo. Allora, sì. Però ecco, la musica e l'arte sicuramente ci ha uniti, perché comunque ci ha dato quella linfa vitale per trovare sempre qualcosa su cui andare avanti, rapportarsi, discutere, misurarsi, perché magari altri tipi di rapporto, come dire, sono soggetti ad afflosciarsi. Invece nel nostro caso un poco alla Raimondo, certo. E Vianello e alla Raimondo e Sandra, però hai ecco, fatto insomma. Un guai a dirmelo, vi bombarderò sulla vostra pagina. Sì, sto scherzando, non lo farei mai, però voglio dire, quindi
Prego, continua. No, volevo dire questo, semplicemente che appunto il nostro rapporto ci ha dato la possibilità di poter trovare altre situazioni, altra linfa e quindi creare queste situazioni che poi abbiamo portato facendo dei concerti proprio sul Novecento. Stop, mi fermo, vai. Perfetto, no, noi abbiamo, continueremo dopo, ci ritorniamo. E adesso vi devo presentare un artista a tutto tondo, perché io l'ho scoperta per caso in una esposizione meravigliosa a Villa Domi tempo fa e mi ripromisi di invitarla in trasmissione. Poi lei mi fece un regalo meraviglioso, la regia non può farlo vedere, però noi lo alziamo un attimo. Lei fa queste cose qua, è un'arte particolare, ce ne parla Barbara Karbowska. Però mi deve prima precisare una cosa. Io voglio capire, Barbara, perché si definisce una fragile guerriera dell'arte. Mi ha colpito questa frase. Allora, questa frase deriva un po' dalla mia vecchia produzione proprio intitolata Fragile Guerriera, che è un ciclo delle opere ispirate a delle donne. Delle donne che oltre che fanno qualsiasi attività quotidiana come qualsiasi donna, si impegnano anche con l'arte. Ho fatto un ciclo di queste opere, poi successivamente ho fatto una mostra a Casa dell'Uovo e esposto anche là qualche quadro di questo ciclo Fragile Guerriera. E da quel periodo mi hanno nominato anche proprio a me, Fragile Guerriera. Allora, ritorniamo invece ai suoi lavori straordinari, dei quali io devo ringraziare. Come nasce l'idea dei tombolati? Diciamolo subito. Curiosissimo, seguitelo. L'ultima precisazione, lei non è una fragile guerriera, lei è una guerriera e basta, lei viene da Danzica, che è una città meravigliosa tra le altre cose, dove sono nate tantissime cose, tantissimi fermenti, però si definisce napoletana perché è stata qualche giorno a Napoli. Infatti io mi sento più napoletana che polacca, perché sono arrivata a Napoli a 22 anni, e fra poco, a 2 novembre, passeranno 30 anni, quindi sono 30 anni, sono 3 decenni che vivo intensamente a Napoli. Perfetto, tombolati. Allora, questa idea tombolati è nata quasi più di 5 anni fa, sotto il periodo di Natale, quasi per gioco. 17 dicembre, non ricordo la data precisamente, 17 dicembre 2016 è venuta a trovare in uno studio una giovane giornalista in via Sensale per fare un'intervista. Dopo questa intervista io ho chiesto di posare una foto, che volevo raccontare tanto. Sì, a tutte le persone che in qualche modo hanno attraversato il mio percorso della mia vita, quindi lei ha postato per questa foto. All'inizio non sapevo, ancora non avevo idea chiara come fare questo ritratto, però poi all'improvviso mi è venuta l'idea di fare pescare a lei dal panariello un numero della tombola. Lei ha pescato il numero 39, la Funinganna. Quindi ovviamente lei ha rifiutato questo numero, quindi è abbiamo pensato entrambe, va bene, facciamo pescare a Emilia, abbiamo tre possibilità, quindi ha pescato altri due numeri e alla fine ha scelto pescato il numero 56, la caduta. Non ve li giocate, perché non si vince niente, lo voglio dire. No, non sappiamo, può darsi. Non sapevo ancora in che modo inserire questo numero della tombola. E poi, giocando, lei ha messo questo numero della tombola coperto la pupilla dell'occhio. E poi io l'ho ingigantito anche questo numero della tombola dietro la testa, come se fosse... Allora, sì. È nato così il primo quadro. Il primo estratto, si direbbe. Però
io non avevo proprio idea che poi nasceranno altri. Io però devo dire una cosa, ho avuto il privilegio di intervistarlo nel suo laboratorio artistico, che è veramente una galleria d'arte bellissima, e ovunque ti giri insomma, si trasuda arte, e fece la stessa cosa anche a me. Infatti il numero 5 mi fece e da lì nacque l'idea. Poi ci ripromettemmo entrambi di rincontrarci in studio. Stasera siamo riusciti ad averla, perché per reciproci impegni non c'è stato dato. Finalmente abbiamo Barbara. Leggevo da un articolo di Vincenzo Gambardella, che ha descritto la casa come a Napoli, nello studio casa di Barbara Carvosca, tutto è come una ballata, come un mandolino che suona le corde in levare. Esatto, sì, è emotivamente forte, perché lei dipinge anche sul... come si chiama? Centrini. Mi ispiro del centrini. Ma guardate, è qualcosa di dipinti straordinario. Su tela, sempre olio su tela. E sono ornamenti decorativi che inserisco a volte come aureola, come in caso di tombolati, a volte come sole, inserisco nei paesaggi, a volte come corona. Cambia sempre questo centrino un po' forma e anche significato. Perfetto. Renato, ti tocca. Renato è stato guest dancer presso la Stadttheater di Braunschweig in Germania. Esatto. Però lui si è formato artisticamente ed ha studiato in una delle più rinomate università svizzere. Vai Renato, ne hai facoltà. Ok, allora diciamo che la scelta di andare in Svizzera nasce dal fatto che volevo fare una ricerca artistica più profonda, no? Perché comunque il mio percorso comincia con il moderno all'età di 6 anni, e dopo, diciamo, come ha detto appunto prima Marisa, dopo aver fatto uno studio tradizionale, no? Che con tutte le tre discipline, ad un certo punto c'è da fare una scelta e andare più a fondo in una di queste discipline. E io ho scelto la danza contemporanea, al che ho fatto una ricerca tra le varie università più prestigiose d'Europa ed ho scelto la Zürcher Hochschule des Kunstes in Svizzera, Zurigo precisamente, una grandissima università dove veramente mi ha formato in tutti i sensi, sia artisticamente che professionalmente, e ho avuto il piacere di lavorare con tantissimi guest teacher, guest dancer di tantissime compagnie sul panorama della danza contemporanea in Europa, e veramente mi ha formato in tutti e cinque sensi, come si suol dire. E questo percorso che ho fatto in Svizzera mi ha portato allo Stadttheater Braunschweig, dove lì ho preso questo contratto. È un teatro importantissimo, diciamo, in Germania, un grande teatro, e dove ho avuto la possibilità lì di esprimermi al 100%. Ho avuto anche il piacere di recitare in tedesco, che era una lingua per me abbastanza sconosciuta, dato che all'università parlavamo tutti l'inglese. Questo è anche un valore aggiunto ovviamente che do all'università, perché comunque dopo hai veramente sei padrone proprio di te stesso, veramente puoi lavorare in maniera più serena, perché comunque la padronanza della lingua. E comunque, tornando al discorso del teatro, comunque è veramente un grande teatro lo Stadttheater Braunschweig. Lì veramente mi sono potuto esprimere al meglio, veramente al 100%. Ho dato me stesso al 100%. Dopodiché, diciamo che a parte Covid, aperte e chiuse parentesi, diciamo, ho avuto delle questioni familiari abbastanza delicate, che ometto questo momento per non dilungarmi, che diciamo mi hanno un po' stazionato, diciamolo così. E un po' tagliato le ali. Sì, no, tagliato le ali no, diciamo mi hanno stazionato. Frenato. Per qualche momento, per qualche annetto, però diciamo che la passione e la mia determinazione non mi ha mai abbandonato in questi anni. E poi la ritorniamo, perché
ci racconti, senza fare nomi dei personaggi, di quello che hai fatto ultimamente su Roma. Va benissimo. Sì, ci torniamo però tra pochissimo, perché io dovrei lasciare la pubblicità. Ci vediamo tra pochissimo. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella, @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081-1933-8714. Eccoci ritrovati, noi stiamo accogliendo un po' di domande da casa e partiremo proprio da Paolo Rescinio, perché ci chiedono se è mai troppo tardi per iniziare ad imparare questa disciplina, quando è buon iniziare e se le piacerebbe anche insegnare. Sì, io già da diversi anni faccio dei corsi di ingegneria del suono, perché ho notato che molti dei ragazzi che sono bravissimi al computer poi non hanno cognizione di come è fatto un microfono,
come va ripreso uno strumento, soprattutto quando parliamo di strumenti acustici, un pianoforte, un violino, una batteria. E quindi molte volte sono bravissimi a comporre delle cose, poi mettono una voce o mettono uno strumento e là vengono fuori le carenze, perché nessuno gliel'ha insegnato. E allora, proprio perché questo era un lavoro che si imparava in un altro studio. Adesso tutti quanti si inventano la ruota da sé a casa propria e quindi sbanettano, perché poi il computer offre delle enormi possibilità. E quindi questa cosa mi ha portato già da diversi anni a fare dei corsi che io preferisco fare personalizzati. E poi alcuni anni fa ebbi un'esperienza con Italia Lavoro e l'Università di Benevento, dove facemmo dei corsi post universitari proprio per approfondire questo aspetto. Ed eravamo io e Fabio Venturi, che il fonico, l'ultimo fonico di Morricone, che saluto. Quindi un'età matura per iniziare a imparare sarebbe quella universitaria, diciamo? Sì, quella dove già ci sono delle basi, soprattutto tecniche solide. E musicalmente sarebbe positivo che chi fa questo lavoro abbia comunque delle conoscenze anche musicali, perché è la musica applicata alla tecnologia che è la cosa affascinante, secondo me, di questo lavoro. Si sposa bene anche con questo genere rapper, secondo me. Sì, è chiaro. Poi io per deformazione professionale devo tenermi aggiornato su tutti i miei generi. Ma sono io. E quindi devo ascoltare generi a me congeniali e o altro. Io non so se avete visto il film Ennio, bellissimo, di Tornatore. E una cosa diceva Morricone, buonanima, che un arrangiatore è un musicista al servizio di un'altra cosa, quindi deve saper fare tutto. Deve conoscere il rap, deve conoscere l'hard rock, deve conoscere l'heavy metal, deve conoscere il pop, e quindi deve essere padrone di vari linguaggi musicali. Ed è per questo poi che la cosa diventa tutti affascinante. Tutti generi che hanno subito però nel tempo delle mutazioni proprio genetiche, certo, musicalmente. Certo, perché sono cambiati gli strumenti, sono cambiati i linguaggi musicali. E poi c'è da dire questo, non sempre c'è stata un'evoluzione positiva, perché io trovo che mentre una volta chi scriveva canzoni era comunque qualcuno che suonava, adesso c'è un degrado, perché molte volte si approcciano alla musica persone che suonano col ditino sulla tastiera, ma che non hanno idea di che cosa sia un accordo, che cosa che sia una nota. Però è lo specchio, però questo è lo specchio di certi generi musicali, dove si tende a comunicare più con la parola, ecco il rap, ecco le altre cose, con tutto il rispetto, perché poi ci sono delle cose di rap veramente intelligenti, pregevoli, anche molto, sì, molto però pregevoli, musicalmente veramente sono carenti, perché alle volte sono pezzi. Noi abbiamo avuto ospite Osawa, che è un ragazzo straordinario. Certo. E ci sono poi delle cose che si basano molte volte un pezzo di 4 minuti, 5 minuti con un solo accordo. Per me musicista è inconcepibile, ma botta allo ecco studio. Quando succede una cosa del genere muore un musicista da qualche parte. E parliamo di bella musica, allora dai. Tangonia e l'agonia del tango, scusa la mia ignoranza, Marisa. Sì, l'agonia di un amore sulle note di un tango. Che carina! Quando abbiamo. Dovevo fare una battutaccia invece. No, quando abbiamo sviluppato questo nostro progetto sul tango, perché io amavo il tango, sono andata anche a lezioni per un paio di anni perché volevo capire, il tango è espressione musicale ma è anche espressione corporale, dove uno più uno fa sempre uno, questa è una famosa frase che non ho coniato io, comunque vabbè, a prescindere da questo, e questo pezzo fa parte di questo lavoro Napoli-Buenos Aires, dove noi ci dedicammo appunto a questo connubio fra la musica napoletana e il tango argentino, e Tangonia diciamo è appunto uno dei pezzi principali perché lo abbiamo scritto noi, quindi ci sembrava di essere riusciti abbastanza bene in questo. All'Italia con l'Argentina c'è un filo conduttore, ma al di là dell'amore calcistico, io credo che il 30% degli argentini, forse anche di più, siano tutti italiani.
ho figli di italiani, quindi tangoria è proprio fatta anche su misura. Sì, sì, perché poi quando lo abbiamo sviluppato l'abbiamo portato nelle milonghe e diciamo che ha riscosso buoni consensi, soprattutto da parte di tutti quelli che appunto erano nelle milonghe a ballare, perché oltre alle classiche canzoni argentine, Carlos Gardel o simili degli anni 30, c'era qualcosa che sicuramente li stimolava di più, perché insomma la musica napoletana con l'arrangiamento appunto di tango, che può essere tango, può essere milonga, che poi ci sono ci sarebbero tante varianti, cose da dire. Sì, sì, sì. E quindi diciamo forse Platone aveva ragione quando diceva che la musica fa bene al cuore. Assolutamente sì, al cuore, al cervello e a tutto quello che è il nostro corpo umano, perché produce sicuramente produce serotonina, dopamina, tutte quelle sostanze che ci fanno stare bene. Perfetto, e intanto se ci stanno domandando tornerei, ancora... Sì, alla Barbara, perché ci domandano, vabbè, sempre tornando sui tombolati. Non trascuriamo mai i nostri amici da casa. No, certo, sempre sui tombolati però, sempre tramite l'articolo di Vincenzo Gambardella che io ho letto dall'inizio alla fine, che devo dire che non conosco questo giornalista, ma mi ha fatto un articolo proprio dettagliato al massimo. Ah, uno scrittore, ok. E parla dei tombolati come dei desideranti, cioè di coloro che desiderano essere visti dall'esterno, e paragona anche dal greco, che vedere e conoscere la stessa cosa, perché loro vogliono essere conosciuti da chi li guarda, quindi desiderano di essere visti, guardati e quindi riconosciuti. E ci si domandava, viene da chiedersi cosa accade quando nessuno li guarda, già che vivono solo nell'attimo della nostra visione, della conoscenza che si opera in noi guardandoli e riconoscendoli. Cosa accade quando non li guardiamo? Compagnia. Io li guardo sempre da tutti i miei quadri, quindi li osservo, li guardo, anche se io non li guardo, ci sono. Si può passare il microfono, perché abbiamo problemi tecnici con il microfono. Forse perché è un po' bassa col tono di voce. Vai. Allora, lo ripeto di nuovo, se non ha sentito. Comunque, cosa succede se nessuno li guarda? Li guardo io questi quadri, li guardo io perché mi fanno compagnia. Io osservo sempre i miei quadri, specialmente quelli qua dove c'è dove ho dipinto figura umana. Però Barbara, sì. Io sono stato a casa tua, che è anche il tuo laboratorio artistico, e a questo punto la domanda te la devo fare io, perché io non ricordo uno spazio libero, ma neanche per un francobollo. Ma mi devi dire su quale base tu fai la scelta, su quali sono i quadri che guardi, e se ci sono dei quadri preferiti che tu guardi con più piacere. Sì, sì, ci sono quadri più preferiti. E la cosa più strana è che quelli che sono preferiti miei preferiscono anche le persone, cioè il mio pubblico. Forse anche preferisce quelli qua, anche. Come se fosse, ho visto un sacco di persone conosciute vedendo di tombola, tantissimi amici. Sì, figura umana è proprio il qui abbiamo tema. Tanti amici in comune, voglio dire. Sì, è vero, alla fine, a Napoli siamo alla fine tutti amici, ci conosciamo tutti soprattutto nel mondo dell'arte. Allora, parliamo invece di René. Renato, Renato, tu sei giovanissimo, puoi dire anche l'età. 25. Renato ha 25 anni, è un dancer affermato, però diciamo lui ha avuto appunto questa battuta d'arresto, come l'hanno avuto un po' tutti, credo anche loro artisticamente, per quanto riguarda questo biennio Covid. Non voglio entrare nel merito del Covid, però ha creato dei danni inimmaginabili, perché la danza è un po' come il calcio, un ragazzo di 23 anni è un discorso, un ragazzo di 25 anni è un pochino diverso. Ci sono più difficoltà a trovare, come dire, una collocazione a 25 anni o è la stessa cosa? Allora, dipende. Dipende da che lato uno guarda la cosa. Diciamo che 25 anni non è né tardi né troppo presto, è diciamo un'età di mezzo, dove comunque si può dare ancora. Certo, al giorno d'oggi c'è molta più difficoltà,
perché ci sono anche questi programmi, sì, tipo Amici, che sfornano dancer, sì, cantanti. È un po' il discorso che facevamo musicalmente, più o meno. C'è molta più difficoltà, indubbiamente, perché c'è tanta, ma ci vuole concorrenza, ci sono tantissimi ballerini, ma io penso che questa cosa si potrebbe anche risolvere, questa cosa dei programmi televisivi, di questi talent, perché a volte possono essere giusti, altre volte no. Però questo è dettato sempre alla base dell'organizzazione di questi programmi, io penso, questo è un mio pensiero, cioè, ovviamente. Continuare ad averli però in maniera differente, organizzarli, sì, in maniera differente. Sì, perché, ma anche per l'artista in sé per sé, per non... perché comunque presentarsi a un provino con 600 persone ad esempio è molto difficile sceglierlo il prototipo di ballerino, perché comunque sono 600 persone da vedere. Quindi io consiglierei, questo sempre a mio parere, a mio avviso, come ad esempio all'estero funziona, di mandare prima un'application, diciamo, con uno showreel, con un piccolo video dove comunque si mostra il proprio background, in modo tale da poter... E anche le capacità artistiche. Esattamente, in modo tale che il coreografo, colui che deve scegliere, può farsi già un'idea se questo ballerino, questo può essere un prototipo da poterlo far presentare all'audizione per il corpo di ballo. Certo. Questo è una, penso che sia una cosa un po' più intelligente da fare, in modo tale che tu uno indirizzi anche più l'artista, no? sulla strada, magari riesci a capire più cose. Però Renato, sai una cosa, sai dove sta la, te lo dico da uomo di televisione, viene a cadere il programma, perché quelli non sono realmente dei talent, ma sono un po' dei reality. No, sì, questo e sì. E quindi verrebbe a cadere proprio la struttura di quel tipo, quel genere di trasmissioni, perché io credo che loro quando fanno i provini già vedono un po' come io in studio, se c'è una collega, una collaboratrice che mi sta a fianco, io già so fino a che punto posso lasciarla andare, quando invece no. E nel caso per esempio di Sara, so che io potrei anche andare via, lei condurrebbe sicuramente benissimo. Quindi è questo che viene a cadere alla fine, verrebbe a cadere la struttura, e quindi dietro allo strutture, gli sponsor, tutto. Quello che lui diceva, si fa in ambito cinematografico, cioè mandano infatti, i provini tramite lo show, esatto, e poi io penso che sia una cosa un po' più intelligente, più ordinata da fare. Sarebbe più seria, lo puoi dire. Esattamente, sarebbe più seria. Io questo è quello che penso. Però ovviamente, cioè, io adesso ho 25 anni, io sono Renato, io sono determinato, io non davanti a tutte le porte in faccia che comunque ho preso e che continuerò a prendere, indubbiamente, perché qui... Cioè, è bella, penso, la determinazione, cioè, perché anche suffragata dal fatto che sei bravo. Io ti ho visto dei tuoi video e posso dire che sei veramente bravo. E voglio dire, invece, volevo chiedere, perché ero curioso, Paolo, perdona, tu hai lavorato con artisti importanti, no? Sì, anche della musica leggera. Ho avuto la fortuna, sì, di lavorare con Eugenio Bennato, con Fausto Mesolella, Gavion Travel. Eugenio, amico mio. Con Carlo D'Angio, che ci ha lasciato prematuramente. Straordinaria voce. Erano i creatori di musica nuova di quella fase. L'unica persona che rimpiango di non aver conosciuto bene di persona è stato Pino Daniele, che è venuto fuori proprio giusto prima che io cominciassi la mia attività professionale. Però poi ho lavorato con quasi tutti i suoi musicisti, da Tullio De Piscopo a James Senesi a tutti gli altri, e quindi ho avuto questa fortuna. Poi una grande lezione qui a Napoli noi l'abbiamo avuta dal maestro De Simone, che secondo me è una figura immensa, che è una voce sempre fuori dal coro, che ci ha insegnato tantissimo e che vedeva la musica e la vede tuttora in una maniera personale, e che ne è stato poco gratificato, perché essendo una voce fuori dal coro è stato sempre penalizzato dalle varie istituzioni e dalle varie cose. Se ne accorgeranno tra qualche anno, quando purtroppo non ci sarà più,
che grande persona era e perché non l'hanno valorizzata nel giusto modo. È una persona che avrebbe meritato il Nobel, perché è una cultura immensa, e io ho avuto la fortuna di lavorare spesso col maestro, e quindi questo è, devo dirlo. Quasi un impianto, diciamo. Sì, perché lui è veramente una persona geniale, una persona di cultura eccezionale ed un vanto per la nostra città e per la nostra cosa. Noi abbiamo fatto un lavoro sulla tradizione musicale in Campania con la EMI, e lui andava negli anni passati a seguire tutte le tradizioni popolari, le registrava sul campo, poi veniva in studio e trasmetteva, ha fatto un lavoro di trasmissione di una tradizione che purtroppo negli ultimi decenni si è andata perdendo, perché sono morti i continuatori di quella tradizione musicale straordinaria che noi abbiamo da millenni praticamente, e oggi questo sistema dei media e delle altre cose ha fatto sì che questa tradizione orale si perdesse. E grazie a De Simone noi però abbiamo ancora delle testimonianze importanti che possiamo ascoltare. A proposito di EMI, sono sparite un sacco di etichette discografiche in quest'ultimo decennio, tantissime. Si sono anche inglobate molte. Sì, il motivo è chiaro, perché avete visto che negli ultimi anni non si vendono più i dischi, la musica la si consuma via internet, la si scarica. Una volta per ascoltare una cosa che mi piaceva, o aspettavo che la trasmettessero per radio, o mi compravo il disco, il CD o altre cose. Adesso invece la musica viene considerata un prodotto gratuito, e quindi è diminuita la qualità, è diminuito tutto, e poi si è anche persa la qualità dell'ascolto, perché io quello che noto nei ragazzi, anche da nostra figlia, che pur essendo figlia d'arte è comunque una ragazza di 22 anni, una volta c'era la cultura dell'impianto hi-fi, in ogni casa avevamo un impianto, le casse belle, il giradischi bello, eccetera, e c'era questa cosa di ascoltare la musica in un certo modo. Adesso arrivano i ragazzi col telefonino, maestro, senta, dal telefonino, e noi che ci facciamo un cuore così nello studio per fare delle belle sonorità, registriamo orchestre, registriamo pianisti, eccetera, e poi la nostra musica viene ascoltata con le cuffiette, con il telefonino, quando va bene con le casse del computer. E questo è anche un degrado della cultura dell'ascolto. C'è una degenerazione vera e propria di quella che, ecco, la musica, l'arte come comunicazione, proprio della comunicazione musicale, sì, in questo caso. E questo è colpa proprio anche una colpa delle scuole, della politica che non valorizza la scuola d'arte. Noi siamo in un paese dove abbiamo la fortuna di essere una delle patrie della musica, possiamo dirlo noi e la Germania, l'Austria. E in Austria e in Germania ci sono orchestre in ogni piccolo centro, grandi teatri, altre cose. Sono sparite via via. E Renato lo può confermare, anche se fa parte di un altro settore. Invece in Italia sono sparite tutte le orchestre, non c'è un teatro stabile. Avevamo anche uno al Viale Marconi che è stata trasferita. L'orchestra Rai di Roma, di Milano. È stata trasferita a Milano, sì. La tiene in gestione Rai 2. Certo. E Marisa Portolano, siamo tutti stonati. Purtroppo sì. Siamo veramente tutti stonati. È qualcosa di assurdo. Me lo puoi raccontare? Ma come ti è venuta sta cosa? Allora, dici innanzitutto che cosa siamo tutti stiamo stonati. Stiamo parlando del nostro ultimo singolo che si chiama Pazzi e Stonati. Esatto. E che all'ascolto può sicuramente... Pazzi lo posso capire, ma stonati tu hai una voce straordinaria. Pazzi e stonati, vabbè, uno stato d'animo. Noi diciamo che con questo volevamo fare una fotografia del momento che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, dei nostri stati d'animo confusi, pazzoidi. Però in realtà questo pezzo non è nato adesso, non è nato nella pandemia, è nato molto prima. Quindi è frutto un pezzo, di uno studio? È nato un 5-6 anni fa, e quindi come spesso accade nelle situazioni artistiche, tu scrivi qualcosa, in questo periodo. Esatto, scrivi qualcosa e la metti lì, dici vabbè sì, poi quando ci sarà magari il momento adatto per poterlo completare, per farlo definitivamente. Pandemia,
quindi ci manca c'è soltanto stata, una canzone, sì, sì, pandemia, esatto, nella pandemia abbiamo ritenuto che ci fossero tutti gli attributi necessari per poterlo, come dire, eviscerare, sviluppare, confezionare, ed è venuto un bel noi prodotto. Abbiamo un bel po' di domande da casa e chiediamo scusa per questa puntata ai nostri amici e qualcuno sì. salterà. Prima di dare la parola a Barbara di nuovo, veramente ci scusiamo con tutti quanti voi, siete tantissimi ancora anche questa settimana e noi abbiamo il dovere di ringraziarvi perché avete la bontà e la pazienza di seguirci. Spero che sia piacevole quest'ora di intrattenimento, quindi continuate a seguirci. Questa settimana è andata un po' così perché è interessantissimo l'argomento e anche le argomentazioni, scusate lo scontro di parola. Barbara, artisticamente cosa volevi dipingere che non sei riuscita a dipingere ancora? Cosa avresti voluto dipingere? Ah, allora, una bella domanda. Io sono impegnata da 5 anni in questo progetto Tombolate. No, prendi il microfono perché... È una bella domanda. Grazie. Una bella domanda che in realtà elaboro questa domanda, elaboro, mi sono fatta anch'io, cioè parecchie volte, e sto elaborando un po'. Nella mia testa si nascono tante tante idee, forse anche troppe, alcune non riesco, non, credo che non mai realizzerò perché non basterà neanche intera vita. In questo periodo che sto immersa nel mio progetto Tombolati, che fra credo massimo 2 mesi riuscirò a realizzare tutti 90, già sto pensando di fare una nuova serie dedicata al Vesuvio. Ah, bello. Qualche quadro già fatto. E questo è un po' l'anno del Vesuvio, lo sapete? Perché io girando per gallerie, perché ogni tanto vado a rompere le scatole ad amici e conoscenti, ho visto delle sagome del Vesuvio stilizzato con dei colori meravigliosi, un giallo ocra, con a fianco un altro Vesuvio di un altro colore, con una bordatura, ma sono delle opere d'arte veramente, le ho viste al vomero, devo essere sincero, molto molto belle. E mi hanno detto loro, dice, guarda, questo è l'anno del a martello, come è stato quello del Pulcinella, del Corno, un po' di tutto. Quindi il Vesuvio ti accodi anche tu. Sì, poi lo intitolerò questa serie Vesuvio innamorato. Il primo Vesuvio deve essere mio, cioè te lo vengo a rubare a casa. Va benissimo, allora. Anzi, se qualcuno volesse anche far parte dei Tombolati, erano 5 numeri, uno me l'ho sorpreso ancora già io, quindi sono rimasti 4 numeri. Sì. Sì, prego, quali numeri allora, sono rimasti? Sono rimasti ultimi 5 numeri, quelli che 4 numeri che hanno rifiutato quasi tutti. 39, la fune inganna. Credo che difficilmente trovo un modello che accetta questo numero. 62, peggio ancora, morto ammazzato. Sarà anche difficile trovare un modello. Quindi se qualcuno lo vorrebbe, vorrebbe questo numero, io potete metterci in contatto su Facebook e poi scelgo un modello per questo. Gli altri tre? Altri tre, 83, cattivo tempo, 23, non devo neanche commentare questo numero. Quello sarà un po' più facile. È l'unico positivo che è rimasto, è 86, la bottega. E allora quello lo diamo a Sara. No, a me pure il cattivo tempo non è abbastanza incline a me. Però devi pescare questo numero, devi. Ah, perché quello va pescato, assenso. Però posso rifiutarlo. Se sì, puoi rifiutarlo. Ok. Va benissimo. Torniamo, siamo quasi ai titoli di coda e torniamo dal nostro amico Renato. Renato, ribadiamo, giovanissimo, bravissimo, preparatissimo, sogno nel cassetto, è una domanda stupida che io non faccio quasi mai a nessuno. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Allora, guarda, sarò molto sincero, ci stavo pensando in questi giorni. Ho deciso di non pensare più a un ipotetico futuro,
perché magari prima ci pensavo troppo nella realizzazione futura, in quel che sarà, in quel che verrà. Io ho deciso di vivere il presente per un futuro migliore, per avere una realizzazione personale che mi spetta, più che altro, almeno spero che con tutti questi sacrifici che ho fatto, spero di venire ripagato, assolutamente. Quindi voglio dire... Ma prima avevi un sogno in particolare che poi hai detto allora, meglio che... Il mio sogno ovviamente è comunque continuare la mia carriera da ballerino, perché io voglio ancora ballare. È un progetto. Fin quando potrò, esattamente. Per po- e-